siamo dentro. Voilà. Beccato. E come vi ho detto, cominciano i lavori. Qui siamo, hanno costruito, deve essere inaugurato, yeah, penso, tra fine mese, un tunnel qua sotto, 1700 metri, che scende da qua alla parte, vedete, la nave da crociera, a parte la nave da crociera, gli altri sono gli yacht privati. Il porto di Monte Carlo. E la, diciamo, il circuito del Gran Premio è una strada normale, viene utilizzata adesso, oggi è domenica, quindi giriamo senza traffico. Il coso del televisivo di Jean Cousteau, ti saluto. I figli del coso, del sono tutti figli, sì o no? Sì, Granucci. Greschelli? Il Palace Royal? Venga, venga, ma spera che tu. Ma sono belle cose. Allora adesso andiamo, ci sono tre stradine, andiamo, adesso passiamo, arriviamo nella strada principale e arriviamo qui. Non fermatevi nei negozi più. Non mi prendono qualcosa. Le palais. Nous sommes en... La cambi la guarda o no? Tu chi è selfie? È selfie? È selfie. Sì. Bello, bello, no? Allora, in fondo, ci facciamo con la psicologia. Sorridi, sorridi, sorridi. Sì, ma non è bello, dai. Vuoi? Vuoi, vuoi? Cammina, c'è quella? Cammina, guardi, eh? Vuoi?
C'è il cambio della guardia! E non si cambia la guardia, eh? Soy yo. Wey. No, por la mica. Wait. Piace? Vieni a vedere il... sorridi la stampa. Non ci ho fatto caso dei gabbiani così addomesticati, no? Beh. Poi si fa sentire perché vuole che gli sì, si sì. A mangiare. No, no. E siamo già qui alla cattedrale. Ah già, di già? Non credevo. Ma si riesce a vedere ancora un pezzettino qui o no? Sì. Ci facciamo ancora. Un pezzettino di giardinetto, dai. Venanzia, vieni, Venanzia.
là dietro. Andiamo su, prima che ci perdiamo. Abbiamo schiacciato gli specifici. L'albergo 5 stelle, però qua fanno questo delle tribune, stanno trasmontando. Ecco, adesso noi andremo a destra, andremo lungo il porto, la prima curva che è sulla destra è anche parte del circuito, loro però sbucano di qua dalle piscine. Il monumento che c'è lì proprio sulla curva era Fangio, questo pilota, mi sembra degli anni 50. Dove passa la Ferrari passano di qua e girano. Adesso noi dritto davanti a noi abbiamo la griglia, poi la griglia di partenza, c'è ancora un po' il resto dei box, i guardrail in questa parte vengono poi montati, viene tutto smontato, c'è ancora qualcosa, questa è una parte dei box, c'è ancora un po' di protezioni. Poi vengono montate le tribune, ecco, vedete qua sulle la griglia di partenza, 27, 26, 25, c'è ancora poi la tribuna del principe, arriveremo poi dove c'è sulla parte sinistra una tribuna con una cosa con un vetro, è una tribuna privata, è la famiglia del principe, sono direttamente dalla pole position, quindi proprio sulla sinistra e ci troviamo adesso, aspetta, grazie un attimino, qua siamo alla postazione numero 5, qui siamo alla postazione numero 3 e arriveremo qua davanti a noi, abbiamo la pole position, quindi era quello il posto di Hamilton, questo. Pronto Graziano? 3, 2, 1, vai! Ok, una cosa simile. Quindi noi dalla partenza non seguiamo tutto diciamo, il circuito perché non si può. Noi da qua giriamo a destra le macchine durante la corsa, su yacht è anche il circuito, poi passano attorno alle piscine, le piscine dove sono quei pali un po' a destra dietro e ritornano, poi c'è la columna del tabaccaio e poi ritornano alla griglia di partenza. Qui hanno già smontato tutto, vedete qua, questi qua sono gli yacht più piccoli. C'è il Lady Mura, scritte dorate, verso il parcheggio, verso, ecco noi quando arriveremo in questo parcheggio. Gran premio. Sì, no. Monte Carlo. Gioco privato.
Accendiamo allora un attimo del lungomare, qui il lungomare. Buongiorno. Vado così per fargli, deve fare il multone, per fargli effetto deve fare un bull, almeno 5.000 euro. E ho chiesto al quello che controllava il parcheggio se gli avevo ricordato di aver lasciato le chiavi. Vedi, guarda, sorridi, bravo, complimenti. E sì, se c'è ancora un pezzino riesco. Vieni, vieni qui a vedere che bello. Comunque, secondo te, dove sono i soldi degli italiani? Lì o qui? All'UBS? UBS. Lui in fondo si è del Yacht Club. Ora andiamo un po' il panorama. Lei è già andata là. Abbiamo una decina di minuti ancora, se vogliamo prendere una mezza. Vuoi prendere qua? Allora cosa facciamo? Eh? Vedere. Un po', sorridi. Guarda qui. Se c'è questo. Il pese pezze sono a fare i profumi molto artisti. Ah, forse ogni nonna sono sempre roba di dove? Ah, qua dice che c'è. Sì, sì, vale.
Yeah, yeah. Voglio appoggiare le mani e finisci tutta la barriera. Non ho capito. Ti sei detto, scusa? Sì, è questa la gita in suolo francese. Questo è un riff di scenografico di Monaco, questi con me. Le di Butenic. Monaco, credo ci sia. Fragonard, stagnamento, profumi. La baia di Villefranche, oltre il secondo promontorio, non si vede tanto, ma di là c'è Nizza, e l'ultima striscia di terra in fondo è il Cap d'Antibes, dall'altra parte c'è Cannes. Ecco, guardate qua, c'è anche yacht, eccola, in vista. Adesso saliamo un pochino. L'incidente a Stefano Casiraghi, con lo shore. Stefano Casiraghi, marito della principessa Carlo. Il nome viene dal principe Carlo III, che è stato il principe che ha dato il primo permesso, ha avuto questa idea di aprire un casinò. Bisogna ritornare indietro attorno al 1861. Allora, prima del 1860, quando poi c'è stata la divisione, l'Italia ha perso Nizza, però prima al principato, ai Grimaldi, apparteneva anche Mentone e Roquebrune, che sono qua vicino. Quindi il principato di Monaco